Che dite, vogliamo? Sì, cominciamo subito. Vogliamo iniziare, allora. Innanzitutto un saluto a tutti gli intervenuti, a tutte le autorità presenti, rappresentanti della prefettura in particolare. Qui era prevista un mio saluto e poi delle mie conclusioni, però credo che io farò un intervento iniziale e poi, se l'esperienza non mi inganna, solitamente alle conclusioni non c'è nessuno, perché magari finisce un po' tardi. Quindi, se siete d'accordo, io farei questo intervento iniziale che, diciamo, contrariamente al mio modo consueto di operare, è noto, io vado quasi sempre a braccio, però questa volta io veramente ho voluto scrivere degli appunti che adesso cercherò di esporre per sottolineare l'importanza per me di questa giornata, che non è soltanto un rituale dovuto, ma credo che sia un momento di riflessione necessario intorno a quello che noi facciamo per quanto riguarda appunto gli aspetti della trasparenza, come adesso dirò, poi è a mio avviso un fatto democratico. Dovrò tenere gli occhiali da sole, me ne scuso, ma ho lasciato gli altri, e sono anche da vista, l'ho lasciati gli altri in macchina, quindi non ho alternative. La giornata della trasparenza ha la finalità di comunicare all'esterno gli obiettivi dell'amministrazione, soprattutto quelli più sfidanti contenuti nel piano della performance, e verificare attraverso l'ascolto e confronto con gli stakeholder e i singoli cittadini il grado di soddisfazione dell'utenza al fine di correggere il tiro. Nel corso del 2017 la macchina amministrativa è stata ovviamente fortemente impegnata nell'attività di gestione dell'emergenza e della ricostruzione post-sisma. Questo si è tradotto in una pesatura preponderante degli obiettivi a ciò legati nel piano della performance. Al post-terremoto è stato dedicato il forum PA 2018, che si è tenuto lo scorso 20 aprile, un momento di confronto articolato su tre linee strategiche, di cui una dedicata specificatamente alla semplificazione, l'efficienza e la trasparenza. È stata una importante occasione per far conoscere come la Regione Marche ha fronteggiato l'emergenza puntando sulla digitalizzazione e su un modello di governance trasparente, con processi e progetti partecipati e condivisi da istituzioni, associazioni, imprese e professionisti. Come lo scorso anno, si è ritenuto opportuno organizzare un ulteriore evento, la giornata della trasparenza odierna, che la normativa prevede come momento istituzionale di confronto specifico sul piano della performance e la relazione relativa all'annualità precedente. Quest'ultima è stata approvata nell'ultima seduta di giunta regionale, la DGR 919 del 2018, e l'amministrazione ha voluto realizzare subito questo evento per illustrare tempestivamente tali risultanze. Poi provvederà la dottoressa Baldassarri. Per l'amministrazione regionale la trasparenza è un valore ed un impegno costante. Lo è per me, in particolare come assessore delegato all'organizzazione, al personale, al bilancio e tante tante altre cose, all'informatica. Lo dimostrano, a questo impegno costanze, sia l'ottima posizione della Regione Marche ottenuta sin dallo scorso anno sulla bussola della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 100% di valutazione positiva per le sezioni di amministrazione trasparente, e sia il premio nazionale rating di legalità nella pubblica amministrazione, conferito lo scorso maggio alle prime 13 amministrazioni centrali e locali
selezionate. La Regione Marche, prima tra le regioni d'Italia, vede riconosciuto il suo impegno per favorire la trasparenza e coinvolgere i cittadini attraverso il miglioramento dei propri processi e l'utilizzo delle tecnologie digitali. La trasparenza è il presupposto e lo stimolo al miglioramento delle procedure per assicurare un'amministrazione imparziale e attenta alle esigenze dei cittadini. Per questo il piano triennale della trasparenza e prevenzione della corruzione, che illustrerà poi l'avvocato Costanzi, analizza i processi e individua le misure di regolazione, digitalizzazione e semplificazione più adeguate a prevenire fenomeni di mala amministrazione. La trasparenza è stato un obiettivo perseguito con forza e determinazione, nella consapevolezza che essa, sebbene praticata, può e deve costituire un ponte di dialogo tra le istituzioni e dei cittadini, fondamentale anche nell'attività della gestione dell'emergenza e della ricostruzione. Lo strumento della trasparenza è utile e necessario, infatti, per assicurare l'imparzialità, la legalità ed anche la buona amministrazione nell'uso delle risorse pubbliche ed una migliore gestione dei servizi al cittadino. È in definitiva anche una grande questione democratica, perché attraverso di essa si può dare una risposta all'esigenza, forte e da più parti avvertita, di recuperare il rapporto di fiducia tra la politica e i cittadini. Si tratta di un'operazione di riconciliazione necessaria per restituire credibilità alla politica e alle istituzioni e permettere alle amministrazioni di svolgere al meglio il loro operato. E tutto questo passa attraverso un dialogo trasparente con i cittadini, che infatti è fondamentale e sta assumendo forme nuove, utilizzando i nuovi canali di comunicazione. La Regione Marche il 6 giugno scorso ha aderito, eravamo in questa sala, al PA Social Day, organizzando un momento di confronto tra esperienze e buone pratiche dal titolo Informazione e dialogo su chat e social, i nuovi stili della comunicazione pubblica e culturale. PA Social Day è il primo evento nazionale dedicato alla nuova comunicazione pubblica via web, social network e chat. In quell'occasione ho avuto modo di evidenziare come la comunicazione istituzionale online sia parte integrante della comunicazione pubblica e rappresenti uno strumento strategico per il miglioramento della relazione tra amministrazioni e cittadino. Grazie alle sue essenziali caratteristiche di velocità, connettività universale, minori costi rispetto ad altri canali di interattività, la comunicazione istituzionale online permette alle istituzioni di dialogare con i cittadini e di rilevare facilmente i loro bisogni ed il loro gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse, affiancandosi in modo sinergico alle modalità più tradizionali di informazione e di comunicazione. Grazie a questi straordinari cambiamenti e dall'impronta che stanno lasciando social e chat, la PA sta gradualmente abbandonando la sua immagine burocratica, lenta e lontana, e questo credo sia un aspetto che dobbiamo sottolineare e sottolinearlo positivamente. La Regione Marche è consapevole della necessità di un nuovo approccio culturale, più dinamico e orientato al lavoro in rete, che coinvolga tutti i soggetti della comunità marchigiana, che permetta di attivare una progettualità condivisa e che consenta di mettere a sistema conoscenze, competenze ed esperienze del territorio, utilizzando modalità di interazione di tipo social, ma garantendo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. E le modalità di comunicazione tramite il sito istituzionale di canali social, anche per dare attuazione in questa regione ad alcune delle linee programmatiche appunto dell'esecutivo: trasparenza, semplificazione e razionalizzazione, con la consapevolezza di prestare attenzione al pericolo dei messaggi eccessivamente ed ossessivamente semplificati, che molto spesso oscurano la sostanza. Non va bene, secondo me, quando rappresentanti delle istituzioni, che fanno bene a comunicare via social, ma questi hashtag, questi messaggi semplificati, no? Talvolta anche diciamo superficiali,
Questo no, questo non fanno bene e a mio avviso devono essere corretti. Il canale social in definitiva rimane e deve rimanere importante strumento necessario per arrivare a tutti, ma grande energia deve essere profusa per restituire ad ogni cittadino una maggiore garanzia sull'affidabilità delle informazioni che vengono veicolate. E non è soltanto un tema di false notizie, è un tema anche a volte di notizie superficiali, che come tali sono equiparate alle notizie false. La prevenzione della corruzione si raggiunge meglio mettendo anche a sistema le competenze delle diverse amministrazioni del territorio ed attivando specifici strumenti di collaborazione. È in questa direzione che va il protocollo che andremo a sottoscrivere sul delicato settore degli appalti pubblici con le prefetture delle Marche e il difensore civico. Qui c'è il dottor Amici che mi ha nel tempo sollecitato questo protocollo. Io sono, diciamo, tanto felice di averlo portato, grazie alla proposta redatta dal avvocato Costanzi, all'approvazione della Giunta, e l'approvazione c'è stata lunedì scorso, perché credo che sia un fatto importante. Proseguendo infatti l'impegno della Regione Marche, che ha visto negli ultimi anni la costituzione di rafforzamento della stazione unica appaltante Marche, SUAM, quale strumento privilegiato per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici. Il protocollo rappresenta un importante strumento per supportare gli enti del territorio nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e per rafforzare la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale. Sarà così attivato un tavolo presieduto dal prefetto di Ancona in qualità di coordinatore delle prefetture della regione, che hanno un ruolo di impulso e supporto informativo nei confronti degli enti locali del territorio. Per concludere, come affermato dal Presidente della Repubblica in occasione della giornata internazionale contro la corruzione nel dicembre dello scorso anno, cito le testuali parole del Presidente: chiarezza delle norme, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa sono i pilastri portanti dello Stato democratico, senza i quali non può essere assicurata l'uguaglianza e il leale rapporto con i cittadini. Le istituzioni per prime devono assolvere al dovere di affermare il valore dell'onestà. Queste le parole del Presidente, che noi condividiamo appieno. Ma mi sia consentito, e per concludere veramente, mi sia consentito dire che nessuna rete per la semplificazione, l'efficienza, la trasparenza può essere efficacemente tesa in un paese che non sa liberarsi dalle sue catene e dalle sue colpe. Ma questi strumenti, sebbene adoperati, possono contribuire a migliorare il sistema ed isolare tutti coloro che non vogliono il cambiamento e che ci costringono ad essere un paese sotto tutela, dove vengono limitate le azioni dei tanti, e sono tanti, che vogliono un sistema migliore dove i diritti siano tali solo se celermente affermati e di conseguenti doveri prontamente e lealmente adempiuti. Grazie e buon lavoro. Qui c'è una...